la rispetto, ma so che la vincerò, lo affronto come sempre fatto, col petto di fuori, guardandolo dritto negli occhi, e vado avanti. Non sono lacrime di paura, eh? Io devo usare la tattica, quella che mi piace a me, giocando calcio. Lo vincerò per me, lo vincerò per mia moglie, lo vincerò per mia famiglia che adoro, vincerò per tutti quelli che mi vogliono. Bene. Eccoci qua, buonasera a tutti, benvenuti a 442, nuova stagione, stagione 2019-2020. Abbiamo voluto cominciare con queste immagini, molti di voi, tutti quanti, sapete, sappiamo quello che è successo al nostro allenatore, quindi mi sembrava doveroso, avevo voglia comunque di iniziare la nuova stagione facendo comunque un grosso in bocca al lupo al nostro mister che ieri, come tutti quanti avete visto, ha cominciato a girare la notizia già dalla mattina presto su tutti i social, ci sarà stasera in panchina, il mister ci sarà, non ci so, ma alla fine è iniziata la partita, è entrato in campo mister Sinisa Mihajlovic e ha, secondo me, aperto il cuore di tutti gli italiani, perché sono arrivate comunque da tutte le parti d'Italia, non solo dall'estero, da tutto il mondo, tantissimi messaggi di in bocca al lupo e tantissimi messaggi di, come dire, solidarietà al nostro mister che, sapete, è stato, ahimè, attaccato da questa malattia, come lui ha detto, come lui ha spiegato, e combatterà tutti noi, combatteremo insieme a lui, siamo ormai diventati un'unica famiglia a Bologna, anche gli sport sono tutti uniti, perché il messaggio che ieri, secondo me, lui ha voluto dare, abbiamo anche le immagini, intanto sì, ci sono anche delle immagini, qua in tutti i vari siti del mondo si vedono le immagini del mister ieri che sono andati, appunto, si sono rimpallate un po' in tutti i siti del mondo, l'immagine di Mihajlovic, e questo è il messaggio che lui ha voluto dare, che comunque sì, la malattia c'è, avete visto anche in quella vignetta, però la combatte e la combattiamo insieme a lui. Buonasera a tutti, benvenuti a 442, nuova stagione, vado a presentare subito gli ospiti della serata, cominciamo a parlare di sport, tutti gli sport della nostra città, visto che quest'anno, come del resto tutti gli anni, ma quest'anno in modo particolare ci sarà una squadra in più nel massimo campionato di basket, la vera squadra di Bologna, mi viene da dire, qualcuno non sarà della mia stessa idea, però mi dispiace, sono io che parlo per primo e frego tutti. Allora presento subito del Fortitudo Rugby Massimiliano Zanardi, buonasera Massimiliano. Buonasera, buonasera a tutti. Fabrizio Sol, il nostro opinion leader, esperto ormai di tutti gli sport, calcio e basket soprattutto, tifoso della Virtus, però ecco, parlando prima io di lui. Ciao a tutti, ben ritrovati, ciao Enrico, è un piacere, come sempre. Tutto bello, ricominciamo. Mi hanno chiesto se sei stato ai Caraibi. No, Caraibi no, c'è Torre Verde che è la bellissima piscina, quindi non c'è bisogno di andare ai Caraibi. Sarei andato anche volentieri ai Caraibi. Però si stava bene anche lì, perché ti vedo bella abbronzata. Il sole si prende d'estate, quindi è normale. È normale. È tornata, esatto, dopo un'estate intera con i calci mercati di Sport Italia. Siamo sempre lì fino al 2 settembre, adesso ancora lì, in progress, sì, dappertutto. Sì, sempre Sport Italia. Gazzetta Sport Italia, dai. Gazzetta e Sport Italia. Esatto. Poi uno dice, ah, t'annoia, no, basta seguire la Valentina e non ci si annoia. Poi dico, dai, comunque su Sinisa c'è da dire veramente tanto, soprattutto che lui ci ha insegnato il significato anche della parola coraggio. C'è da dire che il Re Leone non è solamente al cinema, ma finalmente l'abbiamo visto ieri, sempre più che mai, anche al Bentegodi in panchina, quella rosso-blu, perché insomma il suo carisma, la sua forza, la sua mentalità è quello che deve imprimere ai giocatori, perché secondo me chi è campione nello sport lo è poi anche nella vita. È tutto questo, è proprio un esempio per tutti noi. Bene, bene Valentina, vado avanti a presentare gli ospiti. Andrea Sciarabba, ex giocatore di basket, ex Fortitudo e di tantissime altre squadre. Ciao Andrea, buonasera, ciao, benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito, ti ringrazio. No, grazie a te, poi di fianco a te abbiamo, quest'anno lo vedremo spesso e volentieri, un nuovo opinionista, ha fatto il corso, opinionista di basket a livello mondiale, Luca Giacomelli. Assolutamente sì. Voi lo vedete, è in piedi, non è seduto, sono alti uguali, ma lui è in piedi e Andrea è seduto. Assolutamente. Se c'è l'inquadratura che puoi ingrandire, facciamo vedere. Giacomo, alzati in piedi un attimo. Eccoci qua. Ecco, lui è già. No, si parla di assi, no? Asse play pivot, ecco, direi che va. Più o meno sono alti uguali, più o meno l'unica differenza è che Giacomo in piedi. Grande Giacomo, speaker comunque di Punto Radio, amante del basket, segue il basket un po' a 360 gradi, certo. Ma
Come dicevamo prima, allora, non era facile, negli ultimi anni comunque abbiamo tutti quanti, siamo a conoscenza di quello che succede nel mondo, la malattia del secolo, questa malattia che ti prende, e comunque fino a ieri l'altro, se vogliamo, fino all'evento di Cinese Mialic, per quanto ci riguarda a noi città, si tende sempre a stare un po' nascosti, perché giustamente uno, insomma, non ha voglia di farsi vedere in giro. Sono tante le cose che si possono dire dietro questa cosa e non sono di sicuro io quello che può dare, però quello che abbiamo visto, abbiamo capito che il nostro grandissimo mister, mi viene la pelle d'oca a dirlo, e infatti la partita ieri è andata anche un po' così in secondo piano forse, lui ha avuto le palle, lo dico, le palle di presentarsi in campo come era, si è messo il suo cappellino, la sua maglietta del Bologna e ha iniziato la partita. Fabrizio, parto da te. Dopo, andrò controcorrente, perché prima ho parlato con Jack fuori onda e ci siamo detti questa cosa. Allora, lui aveva fatto questa promessa e quindi in panchina ci è voluto andare a tutti i costi. Lui usciva dall'ospedale martedì o mercoledì, comunque mercoledì, si hanno detto. Io oggi ho letto l'intervista del professor Tura, bellissima, su Carlino. Chi l'ha letta può capire quello che lui comunque sta passando. Il primo ciclo è tremendo, poi dopo, se avrà la possibilità e ce l'avrà di avere un intervento, dice che al 90% le persone si salvano, quindi io sono molto positivo. Il messaggio che lui ha voluto dare alla squadra, secondo me la squadra non l'ha capito. Infatti in Bologna, invece che mangiare l'erba, secondo me ha giocato a un livello non basso, però le prime partite di campionato sono sempre così. Altre squadre hanno ciccato, è normale, ci sta, nessuno è ancora al 100%, però dicevo con lui, con Luca prima, ma cioè, pensavo di vedere i giocatori che mangiassero l'erba. Ecco, questo, intanto ti interrompo un attimo perché vado a leggere subito una nota del professor Michele Cavo, primario di ematologia del Sant'Orso di Bologna. Dice: devo dare merito al paziente che ancora una volta è stato scrupoloso e si è attenuto perfettamente alle raccomandazioni. Posso anche ritenere che quello che è avvenuto ieri non sia un episodio isolato, e mi riferisco alla possibilità di essere in campo. Per contro, ci saranno altri momenti quando seguirà altri cicli di terapie in cui questo invece non sarà possibile, però per adesso comunque è stato possibile grazie allo staff e grazie anche al coraggio e l'energia che ci ha messo. Ma infatti, poi finisco, infatti perché lui fisicamente ha reagito molto bene. Non so se avete visto l'immagine, che mentre saliva con la squadra aveva la mascherina, poi se l'è tolta quando in campo non aveva era libero di poter non stare a contatto con le persone. Certo. Quindi quella è stata una bella cosa. Per me è stata una bellissima cosa, più per le persone che sono come lui, secondo me. Ecco, non è stato un messaggio sportivo. No, è stato un messaggio importantissimo. Lui l'ha fatto per la squadra, però secondo me è proprio per la situazione che, diciamo, uno si può trovare. Per tutti, dai. Messaggio per tutti, che tutto è possibile. No? Di lottare, trovo uno spirito di lottare, secondo me, sì. Ha dato con questa energia che magari possa servire a qualcun altro, a qualche altra persona che si trova in un momento di difficoltà a combattere. Di non ammalare mai, perché comunque un'altra è passato poco, fondamentalmente quanto è passato? Un paio di mesi? Sì, neanche forse. 13 luglio, perciò, hanno scoperto luglio, che aveva... 13 agosto, un mese e mezzo. Un po' più di un mese. Questo lui è... È un bel messaggio, questo qui è un bel messaggio. È chiaro che non è facile, perché sappiamo tutti che... vabbè, comunque... Quello che volevo dire io, poi voglio sentire Andrea, Giacomo e anche Zanardi, quello che volevo dire ieri, secondo me, mio parere personalissimo, la partita io l'ho guardata con un'altra ottica, non sono riuscito a guardare, a godermela, dopo che ho visto appunto questa cosa qua, e secondo me l'erba in campo è rimasta troppo lunga, come dicevano loro. Andrea, è mancato qualcosa forse sul piano psicologico? Ma sai, comunque mi metto anche nei panni dei giocatori, essendo stato giocatore credo che non sia una situazione molto facile vedere. Il tuo allenatore in questa situazione qua, perciò tra virgolette anche capibile sta partita qua, come diceva anche Fabrizio, è la prima giornata, perciò sai, ci sono tanti fattori che influiscono in una partita così. Abbiamo visto che molte squadre hanno ciccato la partita, basta vedere il Cagliari, mi viene in mente una squadra che è il centesimo anniversario della società, una squadra costruita in un certo modo, ha perso con Brescia. Sì. Ha fatto saltare nessuno sulla carta avrebbe scommesso. Ha fatto saltare tutte le legate della SLAI. Giacomo, tu cosa dici? Già, il fattore psicologico ha influito a Bologna, guarda, in un aspetto, in altre città uguale forse. Ma guarda, allora io
credo che ormai di Sinisa hai fatto un bellissimo incipit tu, no, Ciaccio? Poi ne parlavo appunto prima con Massimo, che secondo me non è andato controcorrente. Sinisa ha fatto un gesto incredibile, la città, il suo popolo, non solo, come hai detto te, tutta Italia, tutto il mondo, avevano veramente la pelle d'oca. Io adesso voglio esulare un attimo dal fatto di Sinisa in panchina. Io volevo parlare un attimino del Bologna. Anch'io pensavo che i giocatori reagissero con magari entriamo in campo, diamo il 100%, guardiamo il mister oggi. Oggi diamo il 110%. Siamo per lui, dai. Io questa cosa naturalmente, insomma, l'abbiamo vista tutti, cioè non l'abbiamo vista. Ieri il Bologna, io parlo a livello personale, ma insomma ha buttato via due punti. Il Bologna ieri doveva vincere, soprattutto perché al 13° del primo tempo eri sopra, eri avanti di un gol con un uomo in più. Se Soriano fa il 2-0, molto probabilmente stiamo parlando di un'altra portiere partita. Ha fatto una bella parata lì su Soriano. Il secondo tempo sicuramente la squadra non ha mostrato quegli artigli che ci si poteva aspettare, c'era un grande entusiasmo. Io voglio, naturalmente, questo è giusto dirlo, 3.000 bolognesi presenti a Verona. È vero che Verona non è una trasferta proibitiva, però questa città ha veramente voglia di calcio, ha voglia di gente. 3.000 in trasferta, io non so quante ieri ne abbiano portati, 3.000 in trasferta di tutte le squadre del massimo campionato. In agosto. Quindi, insomma, io credo che ieri ci sia stato un grandissimo messaggio a parte di Sinisa. Grande Sinisa, continua a lottare, questo è un guerriero, non l'abbiamo scoperto ieri. Ieri ci ha dato un'altra dimostrazione, più di una conferma. Però ecco, insomma, cerchiamo di partire. Venerdì abbiamo un derby con la SPAL, partita molto importante. Partita molto importante. Zanardi, tu sei stato giocatore tanti anni, professionista, come Sciaramba, come Fabrizio Sola, siete stati tutti giocatori, quindi conoscete il fattore psicologico, il fattore fisico. Quando la testa magari non è pari, la gamba non risponde come dovrebbe, oppure partita difficile, pensi di far male, ti trovi 1-0, un uomo in più, la testa? Ma... per me non è, sì, tutti questi discorsi hanno tutta una logica, io li condivido tutti. L'unica cosa che vorrei aggiungere, perché sennò poi diventerei ripetitivo, sta nel fatto che la squadra di questo ne farà un grosso bottino che metterà in cascina, cioè le emozioni vengono poi tutte ad assommarsi a quelle che saranno le esperienze durante questo campionato, cioè si chiuderanno in fronte all'avversario, ma sicuramente riusciranno a stringersi come gruppo, perché avere un condottiero così, partiamo da Saputo che va giù l'anno scorso in mezzo ai tifosi, dire io farò bene perché io ci metto la faccia, parliamo di Sinisa che chiude una squadra al 10° posto in un entusiasmo dove gli altri sono crollati sul ras finale, parliamo di un Sinisa che si azzoppa all'inizio, per usare un termine così eufemistico, e chi è che di noi non ha avuto qualcuno ammalato di questo brutto male in famiglia, perché pensiamo c'è una cosa gravissima che colpisce profondamente l'animo della società, perché non hai armi per difenderti di fronte a questo. Io dico che la squadra quest'anno ne tirerà fuori tanti di valori, perché questo servirà a cementare molto, ne sono sicuro, perché il messaggio è solido, il pubblico segue e la città voglia, quindi per me siamo molto molto forti, questa cosa qui ci darà molta forza, è un fieno che stiamo mettendo in cascina. Ieri non eravamo pronti, ma non eravamo pronti a tutte queste situazioni, però 3.000 persone a Verona, in una città che poteva starsene al mare, non è una roba da poco, e soprattutto vederlo arrivare in campo, ci ha lasciato, e i 3.000 erano lì per lui, non erano lì per il Bologna, infatti, io voglio pensare così, infatti, perché la gente voleva dirlo, gli striscioni, i poster di Sinisa in mezzo alla curva, ma ragazzi, ma chi è quell'allenatore che si presenta in campo dato insomma per grave e c'ha gli striscioni dei tifosi in campo? Non abbiamo mica vinto la Coppa dei Campioni, cioè ha fatto un anno da noi, l'ha chiuso bene, però cavolo, io penso che diventeremo fortissimi durante l'anno con questa esperienza. Questo, ecco, io vedo questo. È l'auspicio un po' che abbiamo tutti dentro di noi, Fabrizio. Questa partita, diciamo, intanto ci sono delle notizie dal sito, ogni tanto si... Voi da casa avete meglio di me. Secondo me hanno inquadrato il migliore in campo ieri. Sì. Il giapponese. Sì. Il giapponese. Calabresi, Alari, io non vedo. Alamiens, sì. Francia. Amiens. Sì, ieri il giapponese ha fatto la sua ottima partita. Secondo me non hanno giocato malissimo. Era partita bene. Poi dopo c'è stata questa fase di superiorità. Poi gol di punizione, direi, bel gol. Sì, e da lì... no, però come dicevo prima, ancora lenti, si vede che la prima partita ci sta. Ho visto squadre come la Juve in difficoltà nel secondo tempo col Parma, ho visto il Milan inguardabile, ho visto l'Atalanta che ha recuperato perché
Gasperini è stato bravo a mettere dentro Muriel che in 20 minuti gli ha risolto la partita, se no anche lì faceva una fatica. Quindi le prime partite sono sempre così. Nel calcio, poi soprattutto. Il Milan, infatti, è passato a centrocampo. Infatti, ho detto il Milan inguardabile. Cioè, guarda, no. Tutte ieri la squadra più in forma è la Lazio. Io ho visto anche un po' di partita bene, sì, veramente bene, sì, bella sì, è partita bene. L'anno scorso è stata una partita divertente, ma tatticamente non bella, Fiorentina-Napoli, però è stata divertente. E quindi ne parlavamo ieri appunto anche con Andrea in piscina e vabbè. Niente, Bologna, cosa devo dirti? Lento, ancora sì. Indietro. Io Palacio non lo farei mai giocare davanti come prima punta, perché non è una prima punta. Lui è bravo quando può partire esterno o dietro la prima punta, però non facciamo troppe, è la prima partita. Esatto, Poli era in ritardo, Dykes inguardabile perché non è uno che pesa poi, 80 kg, non può essere subito in forma. Se poi prendi quel gol lì e non prendi quel gol lì, non so neanche allora, come mai l'avrebbe fatto. Cosa ti ho detto prima quando eravamo? Allora il Bologna ha fatto due tiri in porta con Soriano e il calcio di rigore e loro hanno tirato in porta su punizione. Finito. Certo Massimo, certo. Finito. Però possesso di palla nostro finito. Però 77% di possesso di palla. Sì, però Massimo, sì, quello che dico io, quando se la scorsa settimana si avessero detto firmi per un punto a Verona a prima giornata, no. Una neopromossa, magari tu dici sì, lo potrei anche sì. Firmare. Dipende dalla vista partita. La partita di ieri, hai un po' di rammarico. Molto. Io sì. Dico che secondo me il Bologna ieri ha lasciato due punti là. Sono d'accordissimo. Hai capito Massimo? D'accordissimo. Anche perché, scusami, poi finisco. Si vengono da campionati in cui le prime fasi del Bologna non sono state delle fasi eccelse. Assolutamente. Quindi arrivavamo a gennaio, febbraio, anche in fase no, di riparazione del calciomercato. Anzi. Che dici, cavolo, adesso però dobbiamo guardarci dietro perché dobbiamo salvarci. Io credo che se il Bologna riuscisse a superare questo gap, cioè riuscisse a partire... Non dico alla grande, ma benino, bene. Cosa ne sai cosa può succedere? Assolutamente. In un mercato di riparazione a gennaio e potresti anche alzare l'asticella. Ora io dico, non è successo niente, abbiamo fatto un 1 a Verona, è successo quello che è successo, sono pronti a ripartire venerdì. Però secondo me ieri Bologna doveva uscire dal Bentegodi con tre punti. Questo era chiaro. Tutto. Però nel mercato Enrico, scusami, intanto dopo aver chiuso con Medel, spunta sorpresa anche De Silvestri dal Torino, non ha ancora rinnovato e il Bologna pare molto vicino come anche l'Atalanta. Ah però. Però già Medel è ottimo. In mezzo secondo me si è mancata anche l'assenza di Pulga, posso dirlo? Puoi dirlo. Devi dirlo. Allora. Io, un giocatore così, sì. I tempi magari erano abituati a giocare allora, col suo ritmo. Che tutti i tifosi sono arrabbiati, però ieri mattina ti dicevo, Pulgare è stato il migliore in campo in Fiorentina. L'ottantesimo ha sbagliato la prima palla, da quello quindi, che ha detto con gli Sky. È un giocatore che secondo me non è vero che ha giocato bene solo da quando è arrivato Mihajlović, secondo me non è vero. No, si è già preso, però, si è già ritagliato il suo posto a Firenze, non lo toglie più. Però a noi ci manca un palleggiatore, il problema è che Medel non è un palleggiatore, no, perché Medel è ancora più diga di Poli, quindi capisco che sono giocatori utili, anzi darà una grande carica perché è un giocatore esperto, capitano della nazionale cilena, per l'amor di Dio, però noi ci manca un giocatore tecnico in mezzo al campo. Sì. Come era Pulga che faceva girare certo. A uno o due tocchi la partita, però Andrea ti volevo chiedere, le prossime due partite, Spal e Brescia che sulla carta, però abbiamo visto la Spal, partita pronti via, due pera la Spal, comunque il Brescia, si è presentato dopo anni che non viene in Serie A. A Cagliari comunque gli hanno dato anche due gol. Sì, appunto. Cioè, hanno giocato. Assolutamente. Non è che sono stati indietro assolutamente. A barricate come aveva fatto il Verona. Assolutamente. L'ho guardata ieri che scannalavo su Sky e non ne conosco uno. Perché se tu guardi però la formazione, però ha vinto. Adesso arriverà Marione Balotelli. Io conosco Bisoli. Bisoli lo conosco, che ha giocato nel Bologna, era il figlio dell'ex mister. Suo figlio giocava qua, Dimitri, che poi è andato a Brescia. Lui ha fatto anche gol, gli hanno annullato ieri, il figlio di Pierpaolo Bisoli di Porretta. Ha fatto anche un bel gol. Sì, poi gli hanno annullato. Comunque non scherzano. Quindi si diceva, quando è uscito il calendario, la mia domanda è... calendario facile. Vale anche per Zanardi e per tutti. Esce il calendario, quindi ci sono i fa tutti. E Cremina, le prime tre partite abbiamo Verona, Spal e Brescia. Che però abbiamo visto ieri, non bisogna mica prendere sotto gamba niente qua, perché basta una virgola e ti trovi in difficoltà. Cosa la domanda Max? A tutti, il primo che risponde. Io risponderei per primo dicendo che la vedevano alla rovescia, cioè il Bologna è tosto, diamogli tre
un po' e aspettiamo squadre che hanno bisogno di confrontarsi a un certo livello, che il Bologna un attimo esca dall'inizio per vedere come è messo in campo, perché se li facciamo giocare subito qualche d'uno forte può darsi che ci faccia qualche sorpresa. Ecco perché, perché poi dopo ci sono le estrazioni, tutto quello che volete, però i campionati, guardate come vengono strutturati, c'è sempre qualche algoritmo che genera questi campionati. Grazie. Allora io dico che fondamentalmente il Bologna sia un po' più tosto di quello che abbiamo purtroppo dovuto subire ieri, perché abbiamo subito il Bologna di ieri, non l'abbiamo guardato, perché anche è mancato Sinisa nei due mesi di preparazione e questo conta, è mancato lui in campo a dargli i ritmi, hanno dovuto mettere un altro uomo di contenimento centrocampo, non uno che dettasse le palle in avanti, e hanno spostato un Jolly, un buon giocatore come Palacio davanti, butta avanti la palla e viva il parroco, diciamo, perché in quel momento per me la struttura bisogna cercare un attimino di inquadrarla. Le squadre grosse stanno aspettando il Bologna. Per me, io rimango dell'idea che la società sia solida e stia lanciando un messaggio importante. Non dico che siamo pronti al salto di qualità, perché adesso sarei un profeta, però la società è solida e la squadra si è mossa anzitempo. Nessuno si è lamentato del mercato del Bologna quest'anno, almeno questo è stato il sentimento. Manca, se vogliamo, stiamo aspettando di vedere come gira la squadra per fare quel, l'acquisto buono. Il nome che fa la differenza, però sì, sono stati comprati dei giocatori, comunque dei prospetti molto importanti. Poi Pulgar voleva andare via. Pulgar ci sta. Allora vai. Vabbè, ci sta. E poi è andato alla Fiorentina. La dichiarazione che ha fatto fa: voglio andare a fare il salto di qualità. Adesso magari lo farà. No, l'ha fatto nel portafoglio. Però. Forse lì. È anche abbastanza positiva. Bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, secondo me, piuttosto che mezzo vuoto. E ieri hanno deluso quelli che magari ci aspettavamo che non deludessero. Quindi magari qualche gregario, no? Poli, un Palacio. E hanno fatto bene. Secondo me hanno fatto bene i nuovi, a partire dal giapponese, quindi insomma eravamo anche curiosi di vedere, cioè, i nuovi alla prima vengono qua, si giocano tutto, allora magari però vanno affrontata forse. Però Ciaccio, se già vediamo che è nuovo un tristo, passatemi il termine, insomma già un pochino ci scendeva già, insomma, però fiducia, poi ieri qualche gregario magari non ha, sì, però, non ha reso come doveva, sai, è vero anche che Soriano è un giocatore lento già per sé. In preparazione adesso, dopo un mese, sicuramente non è ancora Soriano, quindi no. Voglio dire, Sansone è preciso, Poli per quanto ci ha messo la sua anima, però ieri ha sbagliato molti palloni, ha fatto fatica. Poi comunque giochiamo contro una squadra che viene dalla Serie B, ci dà la morte, certo, lottano, corrono, e quindi è normale, certo, che ci sia difficoltà, cioè non ci sono partite facili, questo è, è normale, assolutamente, quindi io, per me è un punto positivo, nel senso, chiaro, va bene lo stesso, ecco, cioè adesso battiamo la SPAL, se ti avessero detto pareggiamo con la SPAL e vinciamo a Verona, sarei stato contento. Battiamo se la SPAL, detto ecco, in agosto la prima di campionato in casa, perdiamo con la SPAL, ecco, bravo, se qualcuno se lo ricorda, hanno fatto due tiri in porta, noi ci avevamo tolto la porta, bravo, perché scorso. Bologna fino a gennaio ha giocato senza la porta, bravo, cioè avevamo tolto dal nostro sport. E... sì, quindi, no, cioè, sono pienamente d'accordo, comunque... Quindi, per rispondere alla domanda di Ciaccio, che diceva, insomma, adesso abbiamo il derby con la SPAL e poi Brescia. Sì, insomma, sono tutte partite che il Bologna deve assolutamente entrare in campo per portare a casa, partire dal derby di venerdì, perché gioca in casa, c'è un Dallara che ti aspetta, un Dallara che 25.000 persone. Sono convinto che nonostante un orario, perché l'orario del venerdì sera è assurdo, sì, però insomma, è impresentabile, però Zanna ormai lo sappiamo, viviamo nel mondo della televisione, quindi dobbiamo metterci il cuore e l'anima in pace, si gioca di venerdì sera, si gioca di sabato, si gioca di domenica, si gioca di lunedì, quindi lì purtroppo non possiamo fare nulla, quindi da venerdì sera portare a casa 3 punti, poi si va in casa, no? Giusto, di una Brescia, di una neopromossa che a Cagliari ha fatto sicuramente bene, sta aspettando Balotelli che ancora non ci dovrebbe essere. La quarta. Con la Juve gioca. Con la Juve. La quarta. Il Brescia, sì, ha tenuto un po' l'amalgama dell'anno scorso, ha fatto un buon campionato in Serie B, non doveva, Massimo, se ti ricordi, non era una delle pretendenti a salire. Poi, ricordiamo che il campionato di Serie B è un campionato difficilissimo. E quindi, come il Verona, che è arrivato ottavo. Sì, il Verona ha fatto un'altra fila di playoff, sì. È arrivato ottavo, è arrivato primo. Valentina, tu che tutta l'estate che sei lì a Sport, sì, Italia con Criscitelli e compagnia bella, del mercato del Bologna cosa dicono?
Ma nel mercato sinceramente erano molto positivi, dai, soprattutto nella fase difensiva secondo me è stato un ruolo chiave che abbiamo visto anche ieri con Tomiyasu. Mi è piaciuto particolarmente questo giocatore, diciamo che è entrato in palla, già l'ho visto bene sia nelle amichevoli che anche proprio in campionato. Ho messo subito il mi suo... era girato la domanda, hai visto? Gli ho fatto una domanda. Non vuole sbottonarsi, non vuole con Sport Italia? Non vuole sbottonarsi. Gli avrà detto Crisitello, non Crisitello. Crisitello gli avrà detto, mi raccomando, mi niente di noi, è bello. Se no, scusa. Oltre al centrocampo che occorre un laterale sulla fascia, quello sì. Ma lui cosa ha detto? Cosa dicono del mercato del Bologna? Di questo Sabatini comunque che è stato sopra a 30 giocatori, è un mese che è sopra 30 giocatori, è sempre stato l'uomo di Sport Italia, Crisitello. Si parla di un colpo nel finale. Parla? Di un colpo nel finale, proprio. Ti sbottoniamo noi, Valentina, adesso? No, perché comunque è sempre là, a calcio mercato qualcosa avrai sentito. Non è solo Crisitello, ma ovviamente c'è anche il suo braccio destro. E quindi? Anche Pedulla. Quindi no, niente, no? Il ruolo è quello. Non se la canta. Nomi. Non se la vuole non si può sbottonare. Non si vuole sbottonare. Si vuole. Visto che Valentina non si vuole sbottonare, facciamo subito un cambio di passo. Voglio sapere, c'è stata... sabato mi sembra il raduno della Fortitudo all'Isano, sì. Finale diciamo. Venerdì con i tifosi, che è venuto lo tsunami, venerdì. La pioggia venerdì. E parto da Sciarabba, voglio sapere tu da ex giocatore quest'anno questo derby che tutti aspettano finalmente, tu l'hai anche cioè, l'hai vissuta un po' da giocatore fortitudino questa mancanza. Ho avuto anche la fortuna di essere nei 10, di non entrare in campo, però di essere lì. L'emozione che dà salire scaletta al Paladozza è impagabile. Poi giocare un derby credo che sia per un giocatore direi il massimo. Il massimo, ma questa attesa che finalmente diventa qualcosa di tangibile, secondo te? Perché parlano che ci daranno 30 punti all'andata e 38 al ritorno. Parlano secondo te, chi? Parlano. Infatti, chi i nomi parlano? Dei giocatori. Chi parlano? I nomi dei giocatori dei roster che si sono visti. Perché ha comprato tutti la Virtus, cioè praticamente quelli che erano in giro li ha presi. Secondo me la Fortitudo deve pensare partita per partita. E fare il suo campionato sapendo comunque che noi alla fine dobbiamo salvarci. E la Virtus è di un altro livello e poi le partite, i derby, come sappiamo tutti, hanno il triplice, cioè 1x2. Esatto. Sì. Il pronostico è indecifrabile. Le due dicono sempre che chi è diciamo più debole sovverte il pronostico. Le statistiche. Ma tu Andrea che sei comunque rimasto dentro il giro della Fortitudo perché sei sempre comunque segui gli allenamenti, sei anche, fai parte un po' di qualche di una squadra giovanile, segui così, l'aria che si respira quest'anno qual è? Questa voglia di? Beh, l'aria da Serie A. Sicuramente sono tutti sul pezzo, si vede che comunque la tifoseria abbiamo già fatto 3.500 abbonati, diciamo che sono tutti contenti, cioè, aspettiamo l'inizio del campionato. Ecco, intanto che abbiamo delle foto con la pioggia. Bello l'ombrello rosso-blu, è bello però. Sì, vero? Sì. La Fortitudo con l'ombrello rosso-blu sì. È emblematico. Capitano. Sì. Capitano, che sì, io ero da quelle parti lì, non ero già venuto giù sabato. No, volevamo andare, sono passato là di là venerdì, ma era presto, erano ancora in albergo, siamo passati io e Gubellini. C'ero. Alla fine dopo dovevamo passare, ma visto il tempo... siamo tornati a Bologna. Zanardi, cosa ne pensi tu, Massimiliano, che sei super tifoso anche della Fortitudo Basket? Io penso che sono già vecchio e ho già visto delle squadre fatte e questa Fortitudo mi piace moltissimo. Ecco, è tostissima. Bella. Forse sono ripetitivo, ma sotto canestro siamo potenti. E fondamentalmente è una squadra molto furba perché non ha creato nessuna aspettativa, hanno portato colpi che hanno consolidato i reparti e mi sembra molto una squadra anni 80, dove la Fortitudo si presentava sempre con degli stranieri quadrati, il ritorno di Danias mi ha esaltato, il secondo pivot che abbiamo preso è potente e quello che avevamo è già forte. Se sotto ci mettiamo anche il Mancio, se si allena, diciamolo. Questa è un po' una frecciatina, capitano. Siamo veramente forti, il portatore di palla Fantinelli io penso che sarà una sorpresa eclatante, perché Fantinelli è veramente buono e a giocare con i buoni si migliorerà. Io ritengo che qualcheduno che pensa di aver coperto il matto non lo sarà così facile il raggiungimento dei propri scopi. Noi che siamo partiti in silenzio e la squadra mi piace molto, mi sento ringiovanito di almeno 30 anni con questa squadra. Te, sono esaltato proprio da questa squadra. Questa cosa mi piace perché
l'esaltazione che c'è da parte Virtus, adesso con Fabrizio ne parliamo, ma lui ha i piedi molto, molto per terra, grande comunque Fabri, dovuta dal fatto, da tutti questi nomi che abbiamo letto, ed è vero, sono tutti giocatori di livello alto, Fabrizio, la Virtus quindi avrà un'aspettativa incredibile. Ho capito, però le aspettative sono sempre quelle che, insomma, lascia il tempo che trovano. No, io parto dalla certezza che c'è Djordjevic, ti dico questo, e quindi i giocatori sono venuti per Djordjevic. Quest'anno la Virtus ha fatto una campagna acquisti che è inutile che stiamo a parlare, perché due o tre giocatori sono fra i migliori nel circuito europeo. E comunque tra i migliori disponibili. Sì, comunque stiamo parlando di ingaggi che ovviamente parliamo di cifre già molto importanti. Quindi certo, io aspetterei. Però la garanzia viene dalla panchina, che nel basket è fondamentale, come dicevo ieri con Andrea, perché Martino secondo me è un ottimo allenatore e la Fortitudo parte anche da queste cose che secondo me sono... cioè sono saltato sulla Fortitudo perché secondo me nel basket il coach conta moltissimo. E quindi penso che la Virtus, se partono bene, e chiaramente Teodosic sta bene, e i due neri che hanno presi sono giocatori di livello alto, è chiaro che la Virtus proverà a fare un campionato diverso, proverà. Poi è chiaro che Milano negli ultimi 4 anni ha vinto uno scudetto e doveva vincere 4, quindi è chiaro che parliamo di proverà. Certo che l'impatto secondo me è positivo. Diciamo che si presenta quest'anno con una squadra di tutto rispetto, sì, nella prima linea. Io però, senza voler togliere nulla al coach che c'era prima, Sacripanti, che comunque è una vita che allena, quindi parliamo comunque di un professionista di alto livello, però secondo me il coach conta molto nel basket e Djordjevic secondo me c'ha un impatto che potrà essere molto positivo. Ti chiedevo anche Alessandro Gentile, al posto di Aradori ce la possiamo fare oppure interessa anche al Galatasaray e lo porteranno via? Allora, personalmente come tifoso, ma molto obiettivo, anzi seguo più la Fortitudo che la Virtus, quindi sono molto atipico, Alessandro Gentile a me non piace, io non lo prenderei, tecnicamente. Aradori è un giocatore che comunque faceva parte del roster, non era un giocatore fondamentale per la Virtus ormai, purtroppo con Djordjevic. Mentre invece secondo me sarà molto importante per la Fortitudo. Quindi, infatti, domanda per Giacomo, che sarà là a soffrire come tutti quanti gli altri. Ma questo Aradori virtusino fino a poco tempo fa, giocare dall'altra parte della barricata nel derby, che balotta sarà, che roba sarà? Secondo te? Guarda Saccio, allora, il giocatore lo conosciamo tutti perché sì, è stato capitano della Virtus, ha girato in Italia, Roma, Reggio Emilia, ha fatto anche dell'Eurolega, nazionale. È nazionale, è stato scartato, cioè, adesso. Il giocatore, esatto, è stato scartato adesso, il giocatore, anzi in bocca al lupo nazionale che... Il 31 partono i mondiali in Cile. E, guarda Saccio, io ero presente su a raduno, io seguo la Fortitudo al 92, da quando avevo 12 anni, ho visto della gente saltare la barricata, ho visto venire da noi Belinelli, dopo che aveva fatto, sì giovanili però, Virtus, ho visto dei Smodis, ho visto dei Savic. Io credo che questi giocatori... T'ho citato tre nomi che non hanno fatto assolutamente male, proprio t'ho citato tre nomi a caso. Io credo che i giocatori siano dei professionisti e debbano fare il loro lavoro, i tifosi devono fare i tifosi. Sì, vestiva una canotta a noi avversa, adesso veste la nostra, sicuramente avrà non due occhi ma tre di attenzione sopra, perché comunque deve dimostrare un qualcosina in più rispetto agli altri, perché tu Andrea me lo insegni, sei stato giocatore, credo che il giocatore sappia che era in una squadra, adesso in un'altra. Vuoi dimostrare? Devi dimostrare assolutamente. Vuoi dimostrare poi soprattutto alla Virtus. Cioè. Io voglio sperare che Pietro Aradori faccia Pietro Aradori, voglio sperare che Antimo Martino, che lo diceva prima Fabrizio, l'allenatore importantissimo, io sono contentissimo che Antimo abbia questa opportunità di allenare come primo allenatore una squadra in Serie A. Secondo me Antimo l'anno scorso ha fatto una roba incredibile, la squadra è con lui, è un allenatore che guarda molto i dettagli, si parla, no? Si vocifera nelle strade, leggendo i giornali, nelle piazze, se parlando con amici, Aradori sì, fa canestro, però non difende, lo dicono soprattutto i virtusini adesso, credo che lo dicono. Bene, anche... queste sono tante cose che dicono un po' tutti, esatto, ma noi esatto, adesso andiamo a fare una pausa perché la Brados qua ci siamo già abbronzati, ci diamo un po' di cremine e poi torniamo subito, state lì con noi. Tra poco. Come ti senti? Ora cambia tutto. E lei com'era?
Il vestito puoi immaginarlo, il trucco leggero, un sorriso, insomma il suo. E i fiori? Stupendi, li abbiamo scelti insieme. Ma anche la musica, c'era un'atmosfera davvero intensa. Ma in che chiesa? No, volevamo una cerimonia laica. È stato molto discreto, hanno pensato tutto loro. Mi dispiace solo che non potrà essere il matrimonio. Aspetta. Ma è stato un funerale bellissimo. Movida 87 Store. Felpe, tute, t-shirt uomo, donna e bambino delle linee Movida 87 e Bologna Vintage. Movida 87 Store, a Bologna in Piazza della Pace 7 e in zona stadio di fronte alla Torre Maratona. Suoniamo solo il meglio dell'Italia e del mondo. Dal 60 ad oggi. Radio Italia anni 60. Un piacere da ascoltare. Quello che ripare, aprire e chiudere le tapparelle, alzare e abbassare la temperatura dell'aria, dell'acqua, dare il tiro, guardare la telecamera esterna. Residenza Nerosa, San Lazzaro, il massimo. Rieccoci in studio, ci siamo andati la crema, intanto colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Torre Verde che sono stati con noi tutta l'estate, saluto Jenny Romano di Vergato, questo personaggio incredibile che si aggira nella piscina insieme a noi, non si capisce chi è quello normale fra noi e lui, secondo me non ce n'è uno normale, siamo tutta la bella gara, la banda di suonati, che ci sono i suoi video che vediamo su Facebook, ovviamente ci finisco sempre di mezzo io, saluto Vanne Brunaldo, tifosissimi del Bologna che ci seguono da Ponte della Venturina, Flavio Minganti, Zacchini e tutti i ragazzi che so loro essere presenti, me lo scrivono. Ne approfitto per le mie scarpe che mi ha già fatto tu i complimenti, anche tutti gli ospiti in studio. Infatti volevo salutare Katia di Mona Lisa. Adesso è a Parigi, sta tornando ovviamente sempre per lavoro, comunque la prossima sarà qua. Alzala, non la vedo. Non vedono il microfono? La scarpa. No, le scarpe, credo. Ah, la scarpa. È molto semplice. Dai, Vale, fai vedere la scarpa. Tac. Questa è Mona Lisa e via Marconi 3, vi ricordo, è stato nostro partner anche nella piscina quest'estate con tanti giochi, è nostro partner qui nella trasmissione sia su Punto Radio, questi sono i suoi vestiti, le sue scarpe, Katia è andata a Parigi adesso per le nuove collezioni, quando inizia Punto Radio e quando, chissà se domenica prossima in piscina, riusciremo a fare qualcosina, magari una delle ultime. Se non viene uno tsunami. Se non viene lo tsunami. Non lo volevo dire, ma qui ogni tanto. Cioè abbiamo dei lunedì, solo martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, 45 gradi. Sabato e domenica, previsto. Sassi di grandine così. Pioggia come se non ci fosse un domani, trombe d'aria. Lui? Trombe d'aria. Quindi dicono, ma quelli che hanno le piscine stanno bene loro. Sì, certo. In Thailandia. In Thailandia forse. Comunque. Tornando a parlare un po' di basket e poi ci ributtiamo nel calcio, Andrea, allora questa fortitudo, come diceva Zanardi, c'è. Sono completamente d'accordo con lui, la squadra è molto equilibrata, sia nel primo quintetto che nel secondo. E ci sono un paio di giocatori che mi piacciono molto, tipo Stipcevic, che è un bel alter ego di Fantinelli. Ne vedremo delle belle, secondo me. Sì? Molto. Molto. Dici che siamo competitivi in ogni reparto, quindi secondo me in sì, sordina. Siamo equilibrati, perché comunque abbiamo i cambi, perché comunque dalla panchina ci sono Cinciarini, nei lunghi siamo fornitissimi, perché abbiamo il cambio sia del 4 che del 5, secondo me a livello di batteria dei lunghi ce ne sono pochi in Italia di questo livello. Mi sbilancio. Sarà la sorpresa del campionato, la fortitudo. Tra l'altro ben assortiti, perché comunque tutti hanno una, diciamo, come dire,
hanno una caratteristica diversa, perché Lunen comunque è un playmaker aggiunto, sa passare la palla, Mancinelli spalle a canestro, due saltatori come Dennis, che comunque Dennis sì. e Sims. Fantinelli forte. Secondo me ci divertiremo. Sono pienamente d'accordo con te, io credo che Fantinelli potrà essere una grande sorpresa del nostro campionato. Lui si ritiene in maniera molto umile un grande giocatore di A2, secondo me Fantinelli è un grandissimo giocatore, la 1 non è la 2. No, certo. Però se Fantinelli viene fuori una bella sorpresa anche nel massimo campionato, allora posso collegarmi a quello che ha detto Fabrizio. La Quindi allora io seguendo Attenzione voi, questa cosa mi fa molto piacere, io che tifo Bologna e Fortitudo, quest'anno potrebbe essere l'anno che finalmente ci divertiamo qualche domenica e non passiamo le agonie di questi ultimi 10 anni che sono state delle agonie, a parte le ultime. Beh, l'ultimo mese l'ultimo mese bolognese sportivo l'anno scorso è stato bello, a parte le ultime, Bologna è arrivato decimo, la Fortitudo ha vinto il campionato, la Virtus ha vinto la Coppa, a parte le ultime 10 giornate di campionato del Bologna, l'ultimo mese della Fortitudo dell'anno scorso, negli ultimi 10 anni solo delle agonie, abbiamo subito prese in giro da tutti, purtroppo sì. Ci sfottono tutti sul basket, sul calcio si prendono in mezzo tutti. Quest'anno chissà che non sia l'anno che abbiamo fatto esperienza e bagaglio su tutto quello che di negativo è successo fino adesso, per farne comunque un porta, come dire, portare qualcosa di buono nel proseguo. L'unica cosa, poi dopo finisco perché sono più bravi loro di me nel conoscere la Fortitudo, Fantinelli deve fare il salto per vedere la 1, secondo me, certo. Che la 1 è un'altra cosa, però si allena con Stipevic e quando ti alleni con dei grandi giocatori, soprattutto che hanno carisma, che sono nazionali, che durante l'allenamento, e Andrea dopo ti spiega cosa vuol dire, finisci, fai uno contro uno, finisci, fai dei tiri, ed è uno slavo, quindi gli slavi hanno... Secondo me hanno un quid in più. Bravissimo. Domandiamoci, guarda caso, perché proprio quest'anno è arrivato un giocatore così, ha lavorato molto bene la Fortitudo. Di che nazionalità è? Croato. Croato. Chiedo scusa, Vabbè, così giusto per l'unico croato scuro al mondo sono io. L'altro pomeriggio parlavamo di basket con Andrea, siccome lui è l'accompagnatore della squadra dove gioca suo figlio e l'allena Fucca. So. E mi ha detto per un'ora sono stati lì a fare un movimento, sempre quello per un'ora. Con una mano solo, l'ho visto anch'io. Questo l'ho visto anch'io, stava sotto il canestro con una mano sola. Ecco, questa è la scuola slava. Appoggio. Automatico. Deve diventare automatico. Questa è la scuola slava. Cioè non usava l'altra mano, neanche d'appoggio, quando tira. Infatti io dicevo perché tira con una mano sola? Pensavo avesse mano all'altra mano, invece era un esercizio fatto apposta. Certamente. Stava là il canestro là di là, l'ho visto che faceva quel coso lì. Vedi, interessante. Una piccola parentesina perché ci sono delle sfumature che secondo me diciamo che noi sono Torre dettagli Verde, molto importanti. Particolari e nel basket. La cosa bella di Torre Verde, ogni tanto esci un attimo dalla piscina, in camuffa fai un giro di là, butti l'occhio dentro e vedi, insomma, puoi riuscire a vedere qualcosa di interessante che può essere in qualche caso il basket, ma anche il calcio, perché adesso poi Zanardi, e qui voglio andare a picchiare, inizia una nuova stagione, caro finalmente, Massimiliano Zanardi. E che novità ci sono? Perché Torre Verde riprenderà forse a fare quello che faceva un tempo. Sì, riprenderemo ad organizzare dei campionati nostri perché la richiesta è stata forte. Non avevamo lo staff che potesse seguirle, molte volte ci appoggiavamo ai nostri colleghi. Collaboriamo con qualcheduno e vorremmo fare qualcosa anche di nostro perché il nostro prodotto diventi un attimino... come posso dire, il nostro biglietto da visita. Quindi vorremmo aggiungere questa cosa, dare un servizio ai nostri clienti e seguirli a tutto tondo anche su questo. Noi facciamo circa 4.000 partite l'anno su Torre Verde, alcuni anni raggiungiamo anche le 5.000 con i tornei. E quindi voglio dire, bene o male, qualcosina sappiamo, è che dobbiamo avere una struttura che abbia anche uno staff all'altezza. E poi, ci proviamo, e poi, quest'estate oltre, è molto bene. Oltre alla scuola portieri che ho visto quest'estate... È iniziato anche un percorso, sta per iniziare qualcosa di interessante fuori da Torre Verde, ma sempre con Torre Verde dentro. Sì, diciamo tante cose, insomma ci stiamo muovendo con il rugby, con la Fortitudo, sempre un po' in questo mondo Fortitudo nel quale noi ci riconosciamo, perché noi poi siamo contenti, non ce l'ha detto il dottore di tifare Fortitudo, quindi noi siamo contenti. Non ce l'avrebbe mai detto, essere, tra le altre cose. Esatto. Non ce l'avrebbe neanche mai detto. Ecco, noi siamo contenti di essere quello che siamo, sia nel rugby e di conseguenza cerchiamo di portare il nostro valore, di unire tutti e di guardare sempre agli ultimi. E quindi siamo partiti anche con un'altra scuola, a San Lazzaro, la scuola portiere a San Lazzaro,
di rugby e cominceremo lì anche perché ci è stato richiesto dopo 2 anni di interventi di entrare solidamente. Ringrazio l'amministrazione di San Lazzaro, l'amministrazione comunale, perché ci ha messo a disposizione un impianto e ci sta chiedendo ancora di intervenire più pesantemente perché sono molto dinamici e io sono contento di quest'occhio che hanno buttato oltre che su di noi anche sullo sport che noi bene o male amiamo, ecco, noi perché io dietro abbiamo uno staff e quant'altro. Quindi cominceremo con rugby, da domani pomeriggio vi informo che il Bologna Rugby comincia i propri allenamenti presso il centro sportivo di Torre Verde e vi posso assicurare che il Bologna Rugby negli ultimi 2 anni ha perso col Petrarca Padova e col Casale sul Sile lo spareggio per entrare in Serie A. Su 120 punti le due squadre, una ha fatto l'unplay, quell'altra ne ha fatti 116, quindi ne siamo usciti a testa alta e ci stiamo provando per entrare in Serie A con il Bologna Rugby. Domani il Bologna Rugby comincia la propria preparazione presso il Torre Verde. Noi siamo una costola come Fortitudo, abbiamo 350 ragazzini su Bologna e faremo questi campionati. Ci mettiamo alla prova. Quindi diciamo che dopo la piscina che quest'estate ci ha colto e abbracciato e come dire, rinfrescato tutti quanti, il mondo Torre Verde continua da settembre con i tornei di calcio, quindi chi era abituato prima a giocare a fare i tornei può già riabituarsi un'altra volta. I campi sono pronti, sono stati messi a posto, spogliatoi nuovi, docce belle nuove, che io dico sempre la cosa bella quando arrivi a Torre Verde, nuovi impianti di depurazione. Che bello è la doccia a Torre Verde, quando fai la doccia in uno spogliatoio dopo che hai giocato, cioè è fondamentale lo spazio, insomma. Non è uno spot perché comunque Torre Verde è sponsor di questa trasmissione, ci segue da anni, noi seguiamo loro, loro seguono noi, siamo diventati una grande famiglia che cercheremo di darvi a tutto tondo dei servizi a partire dalla televisione alla radio, ma arrivare al vero e proprio sport giocato e praticato in tutta la nostra città. Questo ci tenevo a dirlo perché c'è stato un attimo di, come dire, un attimo di Massimiliano Zanella è stato in ferie 7-8 mesi, doveva riposarsi, adesso è ritornato e adesso non va in ferie per i prossimi 8 anni. Addirittura si è fatto 10 giorni di ferie negli ultimi 15, che non succedeva dall'89. Nessuno l'ha visto in piscina negli ultimi 9 anni, non era mai successo. Quindi, perché doveva mettere a punto 2 o 3 cose nelle sue, diciamo, immense attività e si ricomincia a piedi pari. Quindi un giro a Torre Verde, ricordate di farlo sempre, noi siamo là e vi aspettiamo. L'uomo più abbronzato d'Europa, che è Sola, è un po' l'immagine del sole d'accordo, di Torre Verde, ancora. La vedono lui, dove sei stato a Torre Verde, voglio diventare come Sola. Perfetto. Che poi, adesso io ho fatto una battuta, però in realtà Sola sta là a Torre Verde a leggersi il giornale, calcio, basket, tutto il giorno, quando non lavoro ovviamente, perché poi noi lunedì siamo qua e in radio a parlare, a raccontarvi un po' tutto quello che succede normalmente a Bologna, come farà Valentina adesso, esatto. Che sono iniziati anche... Si è giocata il primo turno di Coppa Italia, è iniziato ieri, si è affrontato allora il Sasso Marconi di Farnetti e dall'altra parte il Mezzolara di Togni. Aspetta che ti interrompo, sono 2 i Sasso Marconi adesso. Sì. Esatto, ce n'è uno in promozione. C'è sì la Badese Sasso Marconi e c'è il Sasso Marconi. Ok. Esatto. È la stessa società? No. Sono differenti. Sono differenti. Si è staccata la vecchia società che fa la promozione... Sì. E la nuova è stata acquisita con l'ASIX di Zola Predosa, sì. Che ha venduto, che fa una serie D, che gli ha venduto i diritti. Perché okay. So che hanno un mucchio di ragazzi in quella vallata, insomma, questa sta lavorando fortissimo. Il settore giovanile rimane alla vecchia società. Vai, Vale, ti abbiamo interrotto. Ma non c'è problema, anzi, fa piacere. L'ha spuntata ancora una volta il Mezzolara che ha segnato nel 15° del secondo tempo, la rete è di Sala, un bel assist, imbeccato alla perfezione da Iannelli e questo fulmine sul quale nulla ha potuto il portiere di casa. Quindi 1-0 il finale, c'è da dire che il Sasso Marconi ci ha provato nella ripresa, partita infatti molto equilibrata, un caldo afoso, è andato in gol nella ripresa al Sasso Marconi, solamente che l'arbitro ha annullato. Quindi 1-0 per il Mezzolara, Mezzolara che accende quindi al secondo turno, e ci saranno quindi i sorteggi e vedremo chi affronterà. Gozzi sarà carichissimo, eh? Esatto, sì. Che saluto Gozzi e tutti gli amici di Mezzolara. E invece è andata peggio ai preliminari, quindi la domenica precedente al Progresso, sconfitto dallo Scandissi per 2-1 e quindi purtroppo loro sono già fuori. Invece le notizie lieti, sai Enrico, da chi arrivano? Arrivano sempre dalla Primavera, quest'anno la Primavera di Troisi sarà in Primavera 1, ora sta affrontando il Vignola. E praticamente nella gara di giovedì sera contro la SPAL ha vinto per 3-1, una gara perfetta, proprio una solamente squadra in campo, quella del Bologna di Troise, perfetta proprio dappertutto, 3-1 il risultato finale e questa sera ci sarà la finalissima, finale contro il Sassuolo, giocano alle 20:40 a Vignola. Bologna-Sassuolo? Esatto. La finalissima? Sì, a Vignola. Proprio questa sera.
Mi ricordo che in Bologna si vince, anche molto vince, pubblico. Quando si cambia fratello, vince il Vignolo. Ma non molla un crostino questo primavera del Bologna. Un'altra gara molto bella, quella dei quarti contro il Carpi, anche lì vincente, c'è da dire quello merito a questi ragazzi. Che inizieranno il campionato primavera, l'ultima cosa, il 14 di settembre contro la Fiorentina. Quindi a Firenze, Fiorentina che praticamente è reduce dalla vittoria in Coppa Italia ed è arrivata quinta l'anno scorso in Primavera 1. Ricordiamo invece che il Bologna Primavera arriva dalla Primavera 2 e ne ho promosso nell'1. Vi volevo dire, se sentite dei ciocchi in sottofondo quando parliamo, perché abbiamo sete con questo caldo e quando parliamo dell'arsura. Se abbiamo un'arsura sembra di essere alle Maldive. Tu hai già bevuto un pochino, si vede. Abbiamo bevuto dell'acqua, ma si vede che viene assorbita. Sì. E sono così interessanti questi campionati di primavera. Fra l'altro, come diceva Zanna, non molla veramente un crostino. Avevo letto un giorno, Fabrizio, che volevano fare le partite di primavera prima delle prime squadre. Scusa, io ho giocato tre volte allo stadio prima del Bologna domenica. Ma non giocavo la primavera, però. Un'idea stupida, è andata in cantonamento. Allora, negli anni 70, quando io ho cominciato anche a vedere 80. Il calcio con mio padre allo stadio, allora, diciamo a negli volte... anni 60, dai. No, anni no, 70, no. Adesso non esageriamo. Io sono del 64, quindi non è che devo nascondere quello che ho. 2-3 anni, che volendo. 64 è un grande Io sono nato 7 mesi prima dello scudetto, quindi... 80. Sono nato 7 mesi prima dello scudetto. No, a parte questo, facevano le partite prima della partita ufficiale del Bologna. Poi dopo hanno smesso questa cosa qua. Quindi io ho giocato tre volte allo stadio prima dell'84. Nell'84 sì. Il Bologna era in Serie B, io ho giocato prima di Bologna Perugia, mi ricordo ancora, altre contro la primavera del Bologna, giocammo prima di Bologna Perugia, Bologna, un altro, insomma, sì, però il Bologna era in Serie B. Però erano partite amichevoli, non erano partite ufficiali. No, non era ufficiale, era di un campionato, non mi ricordo se era la primavera. Una bella vetrina, in effetti. L'ho giocato tre volte, che addirittura una partita mi ricordo che è uscire dallo stadio. Però potrebbe essere carino perché fai giocare comunque i ragazzi prima della prima squadra, la gente che magari sta aspettando la partita, insomma, quella della prima squadra, si vede comunque i ragazzini, è un modo magari per avvicinare la gente al mondo. Lo fanno, perché rovini il campo e purtroppo rovini il campo. È una corsa di cavalli però. No, rovini il campo, soprattutto d'inverno e fra TV, sponsor e tutto quello che ne consegue, è una cosa è improponibile, quindi secondo me è impossibile. È improponibile. Comunque questa sera c'è l'ultima partita, giusto, della prima giornata di Serie A, Inter-Lecce, sì. Anche l'Inter, no, perché poi la gente si parla del mercato, manca un giocatore, mancano due al Bologna, sono tutti qualcuno, sente i tifosi un po', perché non abbiamo preso, guardate l'Inter come messo, la Juve come messa, sono ancora lì che non sanno neanche loro chi dar via e chi tenere, perché quest'anno errore secondo me, poi non so secondo voi, continuare col mercato e il campionato già in corso. Grande errore. Secondo me è stato un errore clamoroso. Metà agosto come l'anno inizia scorso. Il campionato ieri, venerdì finiva il mercato. Due giornate. Adesso è tutto uno che ha giocato nella Juve la prima giornata, può essere che giochi nell'Inter la seconda o che giochi nel Bologna la terza. Perché dopo stanno fermi due settimane. Paradossalmente, guardavo la partita della Juventus, c'erano tre giocatori che giocavano titolari che sono sul mercato. Paradossalmente, sì. Nessun certo, nuovo dei nuovi non ha giocato nessuno. Paradossalmente, quindi, voglio dire, come gioca Higuaín, gioca Matuidi che è sul mercato, gioca Khedira che è sul mercato. Sembrava un ex giocatore di calcio quello che è entrato. Rabiot. Sembrava te con la coda, devo dire la verità. Ho avuto un attimo, dico, cazzo, Enrico, ma dov'è? Ciaccio. È entrato in campo. Ciaccio. Io sono veramente d'accordo con te. Il campionato deve iniziare quando il mercato è già finito. L'Inter c'ha questo, non so più se è un problema, a questo punto direi che è un problema, che si chiama Mauro Icardi, stasera c'è l'esordio in un San Siro, in un Meazza, anzi gremito, anche perché grande entusiasmo dal Salento, credo che tanti lecesi, non solo da giù, ma che vivono anche magari al nord o a Milano stesso, seguiranno la squadra, perché insomma contro una neopromossa subito con l'Inter. 20 anni che il Lecce, 10 no, anni. No, un po' meno, un po' meno. Il Lecce? Credo 8-9 anni, credo. Un po'. Lecce di Verani, che sicuramente dovrà salvarsi, non è, diciamo, non andrai mai a mettere il Lecce stasera. Beh, però sai... bollettina, però potrebbe creare problemi. Secondo me sono quelle partite che, sai, tutti aspettano, però ci potrebbe essere a sorpresa. Non so, per me Conte è un valore aggiunto per l'Inter. Nel calcio conta meno l'allenatore che nel basket, come dicevamo prima, ma da sempre,
perché Ancelotti è stato un grandissimo allenatore, ma quest'anno lo scudetto non lo vince lo stesso un'altra volta col Napoli. Nonostante lui... Perché, ma perché se non hai i campioni non vinci, cioè non puoi farci nulla. Conte è un allenatore che secondo me si è creato anche a livello europeo uno spessore alto, è uno che dà molta grinta alla squadra, è uno che secondo me dà la sua identità di squadra. Se prendono un altro attaccante come quest'anno è, secondo me l'Inter quest'anno è la sorpresa del campionato e potrebbe vincere il campionato. Potrebbe. Mi sbilancio come per la Fortitudo, ma mi sbilancio con coscienza dicendo che la Fortitudo è una squadra equilibratissima, come dicevamo prima, e secondo me potrebbe essere la sorpresa del campionato. Beh, ha preso un giovane molto buono che è Sensi, che l'avevamo visto giocare. Ha preso... Sensi, ha preso Barella, ha una difesa che prenderà pochi gol. È una squadra che aggredirà perché Conte fa giocare la squadra. Ecco, il Bologna ieri sera ha mancato questo. Non so se ci avete fatto caso, quando manca la gamba non riesci ad aggredire, cioè quando non stai bene è inutile che provi perché non ce la fai. La Juve ha giocato bene 20 minuti del primo tempo, poi dopo ha giocato alla pari del Parma, pur avendo dei campioni. Perché? Perché le prime partite sono così, quindi ci sta. Comunque, secondo voi allora la Juve quest'anno? Vende Dybala. Parte vende Dybala, ma ce la fa a vincere lo scudetto? No. No? Non lo so, ci potrebbe essere dei problemi, non lo so. Io non la vedo favorita come era negli ultimi anni, ecco, ti dico la verità. Ma perché c'è qualche problema che secondo me hanno forzato con Sarri un allenatore che non è forse da Juventus. Ma non perché non è all'altezza per la Juventus, intendiamoci, ha appena vinto la Coppa UEFA con il Chelsea, quindi non stiamo parlando di niente. Però non lo so, io vedo che ci sarà qualche problemino e potrebbe essere in discussione già, perché dicono che la polmonite sembra che sia una storia. Ho capito. La seconda poi c'è il Napoli. Allora io sì che sia. Io ho letto un post su Facebook comunque che dicono che sia già sulla graticola perché ha già litigato con alcuni giocatori. Con, sì. con Nedved dicono anche. Ha già litigato con alcuni giocatori. Sì, ma loro se lo dovevano immaginare anche prima che Sarri. Cioè, Sarri alla Juve l'abbiamo sempre detto tutti. Quando tu non riesci a prendere un paio di allenatori che ti eri fissato di prendere e ti devi, come si dice, andare per la scorciatoia, vai a mangiare due tagliatelle che sono meno buone e dici, vabbè, abbiamo mangiato bene lo stesso. Perché Sarri basa il suo gioco. Non sei contento. Sarri basa il suo gioco sulla potenza, velocità e pressing. Ruba palle e ricomincia. Là ci sono 4-5 senatori vecchietti che lui, sì, sono abituati a soffrire, ma non li può scassare come scassava a quegli altri. A Napoli, allora, è un allenatore che purtroppo. A Torino è diversa la musica. Sì, sono d'accordo con te. È un allenatore che purtroppo è anche uno che durante gli allenamenti pretende molto. E quindi è sempre molto. Come si dice, gli allenamenti sono molto intensi. È probabile che alcuni giocatori questo non l'abbiano accettato, però questi sono discorsi che facciamo noi, bisogna poi vedere realmente cosa è successo. Sì. Io dico che quando cominci a avere 4-5 giocatori che giocherebbero in quasi tutte le altre squadre d'Europa e non giocano, tu capisci che c'è qualcosa che non quadra. Io se fanno lo scambio di Bale e Icardi, l'Inter vince lo scudetto. E lo dico già adesso, prima che succeda, ok? Se fanno quello scambio lì. Secondo me non saranno così matti. Per me la Juve non lo dà Dybala a una squadra italiana. Io sono d'accordo con Fabrizio, la Juve quest'anno parte da favorita perché comunque tu guardi le altre pretendenti e sono d'accordo che l'Inter potrà essere una grande sorpresa. Se prende un attaccante. Deve prendere l'attaccante. Comunque ragazzi dipende tutto da lì. Il 31 finisce il mercato, da Icardi si capirà il futuro di Dybala, si capirà cosa succede a Napoli. Perché a Napoli, oltre Lozano, vogliono sempre prendere anche una prima punta, si parlava di James Rodriguez, poi adesso Real Madrid sembra che non voglia più dar via, perché addirittura l'aveva messo nei cedibili, poi ha dovuto farlo giocare titolare. Ma anche lo stesso Icardi poteva essere interessante per il Napoli. Certo. Perché è un giocatore che comunque fa 20 gol. Solo che Vandanara oggi A Napoli manca quello. Vandanara oggi ha detto, a precisa domanda di Pardo, ieri sera gli ha detto... Allora Wanda, ma io le ho detto, io non posso mica decidere io, ma lui gli fa come, tu sei il procuratore, sì però io so che lui ha rifiutato delle offerte incredibili dalle squadre più blasonate del mondo per rimanere a giocare nell'Inter, ha detto così, e se è così Conte non gli ha neanche chiuso la porta in faccia, è la società che non lo vuole, da quello che si capisce. Ma perché è successo i fatti gravi l'anno scorso, dopo sai, diventa difficile gestire uno spogliatoio, qui abbiamo un ex giocatore di basket, cosa fai, giochi, ti alleni con uno che fino all'altro giorno non ti parlavi più, cioè non è facile, no Max? Anche nel... A proposito del rugby, hai visto la notizia di quel ragazzo che gioca nel Reno Rugby che andrà a giocare a Auckland? Ma dai. Sì.
No, ti volevo, ci sono anche dei giocatori. Ti volevo fare una domanda tecnica perché ha 29 anni, andrà a giocare in Serie B nella Nuova Zelanda e poi allenerà, ho letto, il settore giovanile degli All Blacks. No, volevo un parere tuo perché tu è il tuo lavoro, cioè sei stato un giocatore. Io devo dire che la Nuova Zelanda sono molto più umili di quello che possiamo pensare. Di conseguenza io quando mi alleno con gli allenatori, io ho avuto per fortuna una certa esperienza con giocatori di livello, senza voler fare altri discorsi, però sostanzialmente i neozelandesi quando arrivano a noi dicono noi apriamo le nostre porte, questa è la loro mentalità, perché se noi ci chiudiamo su noi stessi non possiamo crescere neppure noi, vi raccontiamo tutti i nostri segreti perché voi ci stimolerete ad essere più alti. Loro? Quindi, sì, quindi questo ragazzo che parte da qua? Ma guardi, io ti dico, io ho avuto uno dei miei ragazzi che è stato giù con la maglia di Torre Verde, addirittura eravamo sponsor, giù in Nuova Zelanda per 4 anni, adesso gioca nel Petrarca. Padova. Ed era accolto come un fratello e come uno che avesse qualcosa da dare più che da dire. Quindi di conseguenza loro hanno un'altra mentalità, un altro mondo, un'altra psicologia. Lo sport poi in Nuova Zelanda lo vedono come una forma, diciamo, quasi religiosa, perché il raggiungimento, voi considerate che i Maori, che sarebbe, diciamo, i neri, tradotto nel linguaggio dei mari del sud, non hanno nazionalità, possono scegliere la nazionale nella quale giocare. Abbiamo avuto una finale di Coppa del Mondo dove due fratelli, uno giocava nella Nuova Zelanda, quell'altro nell'Australia, quindi è proprio un qualche cosa che va al di là. A loro non hanno la nazionale? Possono decidere quello che vogliono fare. Quindi io dico che fondamentalmente è una mentalità talmente differente dalla nostra in maniera, come posso dire, di accettare quelle che sono le situazioni che non mi stupisce più di tanto. Però è una notizia positiva, cioè io ho fatto la domanda perché è una cosa bella, no? Per un ragazzo anni che lascia il Reno Rugby e va a giocare in... va a questa esperienza, questo ti chiedevo. Cioè come la vedi come a livello tecnico? Cioè questo che ti chiedevo. A livello tecnico è andato a giocare in una società di Serie B neozelandese, cioè là ci sono i grandi club che sono 2 o 3 che fanno quello che è una sorta di Coppa dei Campioni, un tri-nation tra club, e poi ci sono gli altri club dove non pensiamo che ci siano persone fantasmagoriche, pensiamo a dei serbi o dei croati che si allenino ripetitivamente. Okay. Ecco, loro vedono questo, se tu esci dalla Nuova Zelanda e vai a giocare in un club al di fuori della Nuova Zelanda, non puoi più giocare nella nazionale, è stato un caso, ecco. Perché tu abbandoni il concetto, la filosofia, la religione, il metodo, il modus operandi, quindi io la ritengo una cosa più che normale e lui andrà là a vedere e ad imparare. Ci sono altri persone, questo anno posso dire anche noi, che stanno lo stesso a Bologna, che si sono allenati e hanno fatto i corsi in Nuova Zelanda. Mm-hmm. Quindi io voglio dire che fondamentalmente è una cosa normale, cioè per la cultura del rugby. Bene, ho una domanda secca per Andrea. Ci sono i mondiali di rugby invece anche, quindi la nostra nazionale partirà per i mondiali. Adesso c'è il mondiale di rugby, il mondiale di basket, c'è un po' di tutto, adesso appena inizia la stagione autunnale, comincia un po' tutto, c'è anche quello di pallavolo in corso adesso, quindi... Ma io volevo dire che una nazione come il Galles, che è grande praticamente come l'Emilia Romagna, che sta conquistando posizioni sul ranking mondiale, questa settimana è numero 1 nel ranking mondiale del rugby, non gli All Black, è attesa per fare forse, non dico una vittoria al mondiale, però si vocifera. Quindi voglio dire, come rugby, la Croazia nel calcio. Però uguale. Il Galles ha vinto, quest'anno ha fatto il grande slam in 5 nazioni, l'ha vinto, non prende neanche una partita. Come la Croazia è sempre arrivata lì, il Galles c'è già arrivato e ha vinto. Quindi io dico, il rugby è lo sport più diffuso al mondo, cioè si gioca in ogni parte del mondo, di più del calcio, perché isole come Tonga, come Samoa e Sisifo, sono nazioni che per fare la nazionale devono mandare via un messaggio via radio per contattare la gente, non hanno neanche la luce, i televisori, e giocano a livello mondiale, cioè giocano a livello mondiale a livello paritetico alle squadre migliori, quindi è una cosa incredibile vedere questi risultati. Quest'anno io invito la gente a vedere il rugby. Bene, adesso quest'anno il mondiale darà modo di acquisire nuovi sportivi, nuovi tifosi di rugby. Domanda secca per Andrea, così la prima giornata, prima che inizi il campionato, Milano vince di nuovo, arriva in finale, poi perde lo scudetto anche quest'anno?
Non è arrivato in finale comunque. Vabbè, doveva arrivarci. Preparati le domande prima, dai, sto scherzando. Doveva arrivarci. Che è così, no, è proprio sintomatico. Perché Milano è quella che deve sempre vincere. Mondo, non riesce neanche a arrivare a provarci. Quest'anno però c'hanno un signore in panchina che si chiama Ettore Messina. Ecco, infatti. Quindi? È una garanzia. Volevo arrivare lì. Penso, magari non vinceranno lo scudetto, però un allenatore così, con l'esperienza che ha fatto in NBA, faceva il vice a Popovic, direi che è una bella garanzia. Poi in giro a livello di roster non scopriamo niente, hanno 15-16 giocatori, hanno due squadre. Esatto. E un budget che gli permette di cambiare. Budget limitato. Quindi ce la faranno a non arrivare in finale, a non vincere lo scudetto quest'anno? Questo non lo so, però io dico che l'allenatore, come diceva anche Fabrizio, nel basket conta molto, c'hanno qualcosa in più. Possono perdere a Bologna Sponda Fortitudo, possono perdere alla Virtus, possono perdere delle partite, però. Una domanda Andrea, l'anno più bello da giocatore qual è stato? L'anno più bello da giocatore? Non per i tabellini, l'anno che ti ricordi col cuore. Sicuramente il primo anno che ho avuto la fortuna di essere nei 10 della Serie A con la Fortitudo, la partenza del meno 6. Quell'anno lì andammo in Cora, ci ho avuto la fortuna di giocare con gente come Vincenzo Esposito e Corrado Fumagalli, che sono stati due giocatori, una coppia, play e guardia. Magalli Esposito dalla Mora Gay Comedies. Fantastica, Dan Gay. Dan Gay Comedies. A te hai giocato in quella squadra lì? Io ho giocato in quella squadra lì, ho avuto la fortuna di giocare in quella squadra lì. Allenati da Sergio Scariolo. Esatto, un altro allenatore che comunque... Sposta, ha qualcosa in più anche lui, si è visto che comunque era nello staff NBA, in Italia non ha sfondato, perché ha dovuto andare all'estero, allenare una squadra, la nazionale spagnola, ha avuto risultati ottimi anche con un roster invidiabile. Anzi, non solo, come assistente, come Messina è riuscito a vincere l'anello. È riuscito a vincere l'anello. Con Toronto. Ah sì? Mica sì. Poco. Era nello staff... Era nei quattro... Sì. Vice allenatori come hanno loro, che ne hanno quattro, e come Messina è riuscito a vincere. Hanno quattro vice allenatori? Sì, nel senso che. Ognuno spiegaglielo te. Ognuno è praticamente settorizzato: uno per la difesa, uno per l'attacco, quello che cura i video, cioè è un'organizzazione totalmente diversa. Anche nel football non è così: c'è allenatore della difesa, allenatore dell'attacco, no? In realtà Maifredi lo voleva portare anche nel calcio. No, ma guarda che nel calcio c'è, perché ormai c'è anche nel tutti calcio. Gli allenatori ci sono, insomma. Diciamo di Leo, quello che parla al posto di Mihajlovic, è il suo tattico, diciamo, no? Quindi è quello che cura, poi c'è chi cura i dettagli, chi cura la difesa, chi cura pubblicità. C'è anche chi cura la pubblicità, quindi arriviamo subito. Chi cura? State qua. Movida 87 Store. Felpe, tute, t-shirt uomo, donna e bambino delle linee Movida 87 e Bologna Vintage. Movida 87 Store, a Bologna in Piazza della Pace 7 e in zona stadio di fronte alla Torre Maratona. Come ti senti? Ora cambia tutto. E lei com'era? Il vestito puoi immaginarlo, il trucco leggero, un sorriso, insomma il suo. E i fiori? Stupendi, li abbiamo scelti insieme. Ma anche la musica, c'era un'atmosfera davvero intensa. Ma in che chiesa? No, volevamo una cerimonia laica. È stato molto discreto, hanno pensato tutto loro. Mi dispiace solo che non potrà essere il matrimonio. Aspetta. Ma è stato un funerale bellissimo. Oh, benvenuti, bentrovati. Prego, prego, accomodatevi, vi sto aspettando. Buongiorno. Allora, questo è l'appartamentone. Da qui si controlla tutto. È ipertecnologico questo appartamento, sai? Quello che le pare, aprire e chiudere le tapparelle, alzare e abbassare la temperatura dell'aria, dell'acqua, dare il tiro, guardare la telecamera esterna. Residenza Le Rose, San Lazzaro, il massimo.
parte sportiva, sono usciti i nuovi dati. La nostra e vostra radio ancora in crescita. Oltre 1.100.000 ascoltatori ogni giorno sono qui con noi. Indagine sull'ascolto radiofonico TER, l'unica riconosciuta dal mercato. Come te, oltre 1.100.000 amici scelgono Radio Sportiva. Grazie di esserci. Giorno vi suoniamo solo il meglio dell'Italia e del mondo, dal 60 ad oggi. Radio Italia anni 60, un piacere da ascoltare. Siamo arrivati all'ultima parte, abbiamo da stare insieme ancora 8-9 minuti. E allora, venerdì ci presentiamo al Dall'Ara, sicuramente un pacco di gente, questa settimana ci sarà la corsa, a chi ancora non ha preso il biglietto, l'ultimo biglietto disponibile, curve sicuramente esaurite perché anche i ferraresi vorranno venire qua a farci lo scalpo, però Fabrizio, 22-25 mila persone, anche se la serata di venerdì chi lavora una cosa o un'altra, ma questo l'abbiamo già detto, ci presentiamo in casa con la spalla. Allora, l'unico vantaggio di giocare è che giochiamo alla sera e quindi non è caldo e questo sicuramente è un vantaggio per la squadra, che anche per la spalla, ovviamente non siamo ancora al top, quindi la spalla ha cambiato qualcosa anche loro, dovranno lottare per retrocedere come faranno tante altre squadre, quindi peggio chiaramente l'anno scorso, spalla. Secondo me è peggio perché ha perso Lazzari, perché ha perso davanti il loro capitano Antenucci, che secondo me era comunque un bravo giocatore, c'ha fuori un paio di giocatori che non sono ancora al top. Secondo me la SPAL farà fatica, noi però dobbiamo avere uno spirito diverso, cioè non quello che ho visto ieri, ecco, cioè il Bologna ieri ha tutti gli attenuanti da resettare, però è una partita anche troppo particolare, esatto. Come diceva Max, c'è l'alleatore, tante cose insieme che non hanno aiutato. È come se il campionato iniziasse venerdì, però speriamo di no, perché l'anno scorso siamo partiti con la SPAL e abbiamo perso 1-0, quindi speriamo che non sia così. Ecco. Poi ha anche parlato il presidente della SPAL in settimana, ha detto Mattioli che ci saranno oltre a Tomovic e Letica altri giocatori, sì. Cioè, quindi forse arriveranno anche in questi giorni. Anche già garantito lì, vedi, sempre lì, ma che storia è? Perché non è ancora completa la squadra. Non può giocare Floccari. Bravo, fino al 31 c'è il campionato, c'è aperto, quindi c'è questo problema. Bologna è stato un giocatore di fascia. Non lo so, Giacomo, cosa facciamo? Andiamo lì e li aspettiamo qua. Vabbè, andiamo lì, siamo già qua, sono loro che devono venire qui da noi. Io continuo a ribadire quello che ho detto prima, per me Bologna deve portare a casa 3 punti, sia un derby, la seconda, però guardiamo la carta, poi la palla è rotonda, tutto quello che volete, però sulla carta secondo me il Bologna è messo meglio adesso, poi se in questi 2 giorni arriva qualche talento nella città estense, questo è tutto un altro discorso, però secondo me ora come ora, ieri io ho visto un po' gli highlights, gol anche di Francesco. Io ieri ho visto un po' gli highlights, secondo me l'Atalanta per la prima mezz'ora non era ancora entrato in campo, in casa farsi recuperare non 1-2 gol e perdere, secondo me te lo dico, non l'Atalanta è sinonimo di grande squadra, ci ha messo 20 minuti a capire le finte di Villa sul primo gol. Igor gli ha fatto 28 finte alla Ronaldo, si sono un attimo distratti, poi dopo gli hanno preso le misure, ha fatto gol anche di Francesco, vabbè, questo anche sto giocatore qui è un giocatore un po' particolare, stava così bene qua a Bologna, è voluto andare via, bene per lui. Beh, non è che ha voluto, ha fatto uno scambio. Beh, e questa Lazio, Jack, come l'hai vista? L'hai vista tosta? Questa Lazio, lo sai benissimo che provo una grandissima simpatia, se non qualcosina in più. Secondo me la Lazio quest'anno, io ieri ho visto una grandissima Lazio, io non sono un grande fan, soprattutto l'ultimo anno, di Simone Inzaghi, non come uomo ma come allenatore, secondo me ha una qualche pecca, ce l'ha, è un laziale, è una persona brava, una bravissima persona Simone Inzaghi, è una persona che si fa voler bene. La Lazio ha mantenuto più o meno organico l'anno scorso, se riesce a mantenere, come sembra che sia, Milinkovic-Savic, un Immobile che l'anno scorso non è stato come l'Immobile di 2 anni prima, ma sembra, a partire da Genova ieri, che sia ripartito alla grande, un Luis Alberto che
ha fatto una stagione l'anno scorso da voto 6 meno, ma quella prima da 9, e ieri sembra che sia tornato Luis Alberto di un paio di stagioni fa. Secondo me la Lazio potrebbe dare un po' di filo a torcere. Ha messo a posto la fascia con il Lazzari che diceva prima Fabrizio, ha preso uno dietro, secondo me non ha bisogno di nulla davanti, se rinnova Caicedo, come sembra che sia. Darà fastidio un po' a tutte le squadre. Andrea, secondo te la squadra un po', diciamo, fastidiosa oltre alla Lazio di questo campionato, cioè quella che darà un po' più equilibrio e non staccherà subito la Juve e il Napoli, quale sarà? L'Inter. Ma l'Inter anche lì c'è Conte, un'altra sicurezza. La Lazio mi piace molto, comunque ha mantenuto, come diceva Giacomo, molti giocatori dell'anno scorso. La Roma? La Roma ha preso 3 gol in casa dal Genoa, non lo so. È strano. Geco, la Roma è scassata dentro. La dopo Roma... che ha seccato prima Totti, poi De Rossi, è come dentro. Se gioca la serata. Io credo che la Roma abbia l'idea di fare un anno di transizione importante. Ha preso un allenatore giovane, perché comunque Fonseca è un allenatore giovane, che arriva in un campionato che non conosce così bene. Ha mantenuto Dzeko, che ricordiamo, a mio avviso Dzeko è un grandissimo, anche a mio avviso, è un grandissimo giocatore. L'avevi preso a Bologna. E poi è chiaro che pensa Dzeko a Bologna, che aspettavo. Pensa che l'anno scorso Dzeko alla Roma non era stato tanto. Ma guarda, è 3 anni che lo vogliono dar via, lo vogliono dar via. Ma guarda, noi a Bologna non possiamo magari capire. Io un po' la realtà romana la conosco perché vado spesso e mi piace, vedo la Lazio, quelli sono dell'altra sponda, però ho conosciuto gente anche di quella sponda giallorossa. Roma è difficilissima come città, è una realtà da viverci, da giocarci. Un giorno sei un idolo, l'altro giorno non sei più nessuno. Non è facile stare a Roma. Secondo me Dzeko è un grandissimo giocatore, la società magari non si è comportata in maniera romanesca, perché quello comunque Pallotta con Totti, De Rossi, non è che si sia comportata molto come società popolare. Ce l'aveva già in casa. Però quest'anno sicuramente una squadra giovane, una squadra di un anno di transizione, può dare fastidio, come no. Ieri è vero, un 3-3 spettacolare, però ieri c'è stata un po' la fiera delle difese abboccanti, forse. Vedremo. No, ma veloce. Dicevi. No, entro a gamba tesa che non c'entra niente. Andrea, Virtus Georgievic, Milano Ettore Messina, e vedo Fortitudo, secondo me, come sorpresa del campionato. Dammi altre due squadre che secondo te saranno protagoniste in A1. Bella domanda. Quella che ha vinto lo scudetto, sicuro. Venezia, sicuro, hanno ragione anche loro. Venezia. Sassari con Pozzecco è una mina vagante. Ah, cos'è che ha fatto Pozzecco ieri, che ho letto di sfuggita, ma non ho capito. Ho letto Pozzecco a Mihajlovic, mi è sfuggita sta. Ha fatto una gran dichiarazione nei suoi confronti, nel senso che ha detto fate certi giocatori con la febbre 37,2 stanno a casa, questo con la leucemia si è presentato in campo, ha dato un segnale. Un grande Pozzecco ha fatto questa dichiarazione, credo stamattina, oggi. E Pozzecco è lui, istrionico quanto vuoi, però per queste cose qua, secondo me... Vedi comunque che il giocatore l'hanno seguito, perché comunque sono arrivati in finale, qualcosa del suo l'ha messo. Esatto. Perché sinceramente non era una squadra da arrivare in finale, Sassari. No, assolutamente no. Ha fatto una cavalcata incredibile, ne ha vinte 17-18. Ha vinto la Coppa. 22 di fila. 22 di fila, bene. Vai. Allora, diciamo che come prima puntata è andata, siamo già arrivati alla conclusione. Voglio ringraziare tutti quelli che sono stati qua con noi ad abbronzarsi, io ero bianco prima di entrare, usciremo tutti un po' più colorati questa sera. Si chiama, questo è lo studio 442 Maldives a Bologna, quando non sapete potete venire qua. Ringrazio tutti gli ospiti della serata, a te e la Massima Valentina, certo, la Valentina è la Massima, quindi state pronti, vediamo in bellezza. Fausto Zecchini, compagnia bella, state grazie lì che per adesso le foto, ve la diamo. Allora ringrazio Massimiliano Zanardi e ci troveremo a Torre Verde se non viene a nevicare il prossimo weekend. Vi aspettiamo tutti e speriamo di divertirci con questo inverno sportivo che... Se è bello mangiamo un po' di pesce anche domenica. Certamente. Ok, quindi vi aspettiamo con il famosissimo ormai pesce di Torre Verde, non lo peschiamo a Torre Verde, lo va a pescare Zanardi direttamente a Maria di Ravenna, con le reti e lo porta direttamente lì. Fabrizio Sol, il nostro opinionist manager, lo troviamo lunedì prossimo, sì. Ci vediamo lunedì prossimo, sì, che racconteremo
la seconda giornata di campionato. Ciao a tutti, buona serata, ciao Enrico, ecco, grazie. Saluto anche Mattia Del Trucciolo, che credo questa sera sia tornato in carreggiata. Vedo che mi sta telefonando, ma sono in diretta, Mattia. Ti richiamo quando fra 4 minuti che finisce la trasmissione. Che ormai lo sa tutta Italia, perché non solo Sgarbi va al Trucciolo a mangiare, ma anche io e Zanardi. Grande. Spesso ci andiamo. E Ballandi. E Ballandi, ovviamente. Ballandi, che certo. Anzi, questa settimana mi aspettavo una diretta di Mattia su Ballandi. Ringrazio Andrea Sarabba, che si è venuto a trovare, spero che ci verrà a trovare qualche altra volta. Grazie. Nelle prossime giornate di campionato. Grazie Andrea. Grazie. Buona serata a tutti. E ringrazio Giacco, che è Giacco di Punto Radio, quando non farà lo speaker su, verrà qua giù da noi sicuramente a raccontarci qualcosa anche lui di quello che succede in tutti i campionati. E siamo arrivati alla massima che tutto il mondo non aspetta mancare, di Valentina sulla Cristiani sulla 1, che non può mancare. Ah, vi ricordo che dietro la 1 c'è sempre il nostro Luca, che ti fa dobbiamo trovargli moglie o marito, uguale uno fidanzato, dai amica, d'accordo, eccoci con la massima sulla 1. Allora, ogni grande viaggio comincia con un piccolo passo. Un bacio a tutti. Questo l'ho capito anch'io, è strano, ma l'ho capito anch'io. Dai, all'inizio vado un po' tranquilla, poi dopo vedrai. Ecco, ci vediamo lunedì prossimo e adesso con le telecamere di andiamo a mangiare in diretta dal Trucciolo, tutti insieme, non lo so se è aperto. Aspettaci. Ci vediamo lunedì prossimo, ciao a tutti, grazie di essere stati con noi. A lunedì. Buonasera. Ciao.